Sta guardando un film, lui è Stefano Eder. Buonanotte Stefano. guardando te. Buonanotte, sto guardando te. Ho sentito Ah. anche la trasmissione. Pensa a te che sforzo che ho fatto. Ah sì, guarda che Walter Sabatini a Londra ha previsto un incontro con l'Arsenal per la trattativa Gervinho, con alcuni club inglesi potrebbe discutere anche per Osvaldo. Questa è l'ultima notizia che mi è arrivata. Stefano compie gli anni Cestaro oggi, gli hai fatto gli auguri? L'Elisabetta gli ha fatto gli auguri, ha detto mi stava quasi prendendo, però gli faccio gli auguri ugualmente, insomma. Tu gli hai fatto gli auguri? Bravo. No, sinceramente anche perché sono in ferie, come ti ho detto, nelle sere precedenti, quindi non mi sono assolutamente preoccupato di fare gli auguri al Senti presidente. Stefano, abbiamo 10 minuti, facciamo una chiacchierata amichevole di te. Guardo oggi il mercato, prima sento Dario Marcolini. Allora, il Padova ha preso, non vorrei sbagliare, Marcolini, ho detto Marcolini, forse ho sbagliato non a dirlo. Marcolini, hai detto. Marcolini, scusa, scusa. Allora, il Padova ha preso Saman, che è un 18enne montenegrino dal Parma, e dicono che è un nuovo Stankovic. Ha quasi chiuso. Almeno ce lo diceva prima Marcolin, giusto? Ci sono buone probabilità con Modesto e anche con Santa Croce. E il loro sogno è Pasquato. Però Pasquato non è arrivato, mentre altri tre giocatori del Parma, ovviamente col diritto di riscatto del Padova, ma contro il riscatto del Parma per quanto riguarda il montenegrino, sono arrivati altri tre del Parma. Insomma, quindi mi sembra che il rapporto Vuoi un mio Padova-Parma. commento? Eh beh, certo. Vuoi un mio commento? Mi pare che cominciamo finalmente ad avere delle certezze, che erano quelle che in parte sollecitavamo. Cioè, siamo una società satellite del Parma, ormai mi pare evidente. Come lo è il Gubbio, come lo è la Nova Gorica, come lo sarà Rimini, con il quale il Parma ha sottoscritto un contratto. Mi fa ridere, mi fa sorridere, si è visto senza alcuna polemica. L'amministratore delegato del Parma, Pietro Leonardi, la settimana scorsa, in una conferenza stampa a precisa domanda, abbia detto: il Padova, stiamo tranquilli a Padova, non c'è niente a che vedere tra noi e la nuova proprietà. Altri quattro giocatori, se si chiuderanno queste ultime trattative per i due difensori, altri quattro giocatori quest'anno arrivano dal Parma. Dopo i quattro dell'anno scorso, e con la conferma della con proprietà di Galli, quindi siamo con cinque giocatori, sulla cui con proprietà di Galli, sulla plusvalenza Galli Portin, bisognerebbe scrivere un romanzo, perché è stata fatta da Luca Baraldi. Io sono convinto a questo punto che Baraldi sia ancora dietro al Padova, perché non mi spiego altrimenti certe operazioni. E il mio slogan, ribadisco, in questo momento è che Dio ce la mandi buona, ma non per il fatto, ripeto, che si lavori con il Parma. Magari il Parma con 100 giocatori che ha ci riesce anche a mandare qualche buon elemento per la Serie D, perché Ampuero, per esempio, è un buon giocatore e chi l'ha visto giocare ne parla bene. Ma perché sono tutti prestiti, e tu sai benissimo, ne abbiamo parlato un anno fa. Con la politica dei prestiti non si va lontano, non c'è un giocatore di proprietà a parte Melchiorri del Padova. No, certo, io sono d'accordo, la vedevo anche l'anno scorso, la regia occulta del buon Baraldi, insomma, lui ha smentito, staremo a vedere, certo che l'operazione con il Parma, mi sembra che con l'arrivo, se arriveranno, anzi, uno è già arrivato oggi, se arriva Modesto Santa Croce, mi sembra che davvero sia chiaro che il rapporto con la squadra emiliana sia un rapporto privilegiato, insomma, questo. C'è nulla da togliere, soprattutto perché Stefano non si spende con i tempi che corrono, magari potrebbe essere un vantaggio perché il Padova non sta spendendo un euro per comprare un giocatore, insomma. Allora, dobbiamo ragionare in termini, cioè, diciamo, contingenti. Il mercato si chiude il 2 settembre, l'ho detto anche qualche sera fa. In questo momento si va avanti con la politica dei piccoli passi. Ho sentito l'intervista che hai fatto all'allenatore, se l'allenatore è contento, io credo che bisogna aspettare a giudicare per forza di cose.
e vedere quando avrà la rosa completa come farà giocare la sua squadra. Io manifesto delle perplessità, ma non tanto, ripeto, per questo gemellaggio o presunta dipendenza dal Parma, perché secondo me questa squadra non la vedo così competitiva come magari qualcuno vorrebbe farla passare. Domani c'è la presentazione della campagna abbonamenti, io sono molto curioso di capire se presentare una campagna abbonamenti dove mi auguro non ci siano ritocchi degli abbonamenti verso l'alto, perché sennò sarebbe un autogol clamoroso, ma presentarla con Colombi, Melchiorri, Ciano, il ragazzino e Benedetti, perché per ora sono questi, a me non pare che sia una rosa che in questo momento, una serie di acquisti che in questo momento richiamino o suggeriscano grandi entusiasmi. Ripeto, non voglio essere ipercritico, io mi baso sui dati di fatto. È una rosa che è stata rinnovata, dove a mio modesto parere puntare su Vantaggiato come punta centrale è un grosso punto interrogativo, perché non sappiamo di un giocatore che è fermo da 2 anni quale può essere il rendimento. Se arriverà Pasquato, che potrebbe essere sicuramente un giocatore che dà molto lì davanti, ma certamente non è il bomber da 15-18 gol, voglio dire, mi chiedo chi farà i gol. Non dimentichiamo che quest'anno siamo arrivati dove siamo arrivati, a distanza siderale dai playoff, proprio perché alla fine avevamo Farias e Puttola che non sono andati oltre 11-10 gol. Cioè, qui bisogna prendere un giocatore che faccia i gol, ma che li faccia con la continuità, tipo, non so, il Caccia di turno, ma chiaramente facendo le debite proporzioni, avere un giocatore che però... Il Caccia potrebbe andare al Palermo, potrebbe andare al Palermo, Stefano. Ma lo so benissimo, io con Daniele ci ho parlato ieri e devo dirti che è una situazione incredibile quella che si sta delineando per lui, perché è un giocatore che ha portato il Verona con 24 gol in Serie A, eppure in questo momento è fuori dallo schema dall'11 base in Serie A, perché c'è Luca Toni e Guanito a fianco suo e Grigna. Francamente sono incredibilmente perplesso, perché una chance a lui gliel'avrei data comunque a 30 anni per tentare di giocarsi la Serie A dopo tanta sfortuna che ha avuto in passato. Assolutamente sì. Vabbè, comunque, chiuso questo discorso, vediamo. Torno a ripetere, in questo momento, per come la vedo io, è una rosa da squadra di metà classifica, ribadisco quello che ho già detto ieri, poi se sarò piacevolmente smentito, sarò il primo a fare ammenda di questo, ma non vorrei che si creassero i facili entusiasmi di ogni estate che poi... Ma non sembra sia proprio così quest'anno, almeno l'impressione che ho sempre. Ti do le ultime notizie di mercato: interesse per Osvaldo da parte dell'Arsenal e del Fulham, il Verona piace Longo dell'Inter e la Juve sta facendo un pensierino a Bonaventura, ex Padova fra l'altro, dell'Atalanta. A concludere, Stefano Edel. Cosa ti devo dire? No, ti ho tolto la parola. No, ma se ripeto, domani probabilmente farò un salto anche a vedere questa presentazione della campagna abbonamenti, visto che c'è anche Secco, il direttore sportivo, capiremo come si vogliono muovere, soprattutto per rinforzare ancora la difesa, che era il reparto più deficitario. Ma io vedo anche problemi a centrocampo, perché il ragazzino che è arrivato è un ragazzino di 18 anni. Sì, è un po' giovane. Forse si possa caricarlo di responsabilità. Il Parma l'ha mandato a farsene ossa a Padova. Certo, hai capito. Quindi noi diventiamo praticamente una specie di, come succursale, dire, società che un'incubatrice di giovani talenti, oppure diventiamo la società a cui appoggiarsi per quando ci sono dei giocatori che magari, certo, in Serie A hanno fatto il loro tempo. Per carità, io ripeto, basta anche vedere che stimoli, con che stimoli arrivano. Certo. Però ripeto, puntare, non voglio essere tacciato di pessimismo, ma puntare su Vantaggiato come punta centrale non ti dà delle garanzie e non ti soddisfa. Due anni fermo, io vedremo se arriva Pasquato, magari staremo a vedere. Ma Pasquato, Giorgio, è un bel giocatore, è un trequartista, è un giocatore che ha un gran tiro su punizione, ma non è certamente il giocatore che ti risolve le partite
da solo con quella continuità che doveva avere un bomber centrale. Ripeto, io Certo. avrei tenuto Bonazzoli, non so perché, ma questi signori evidentemente Non non si sono piace. fidati di un giocatore che l'anno scorso ha dato l'anima quando ha potuto, ed ero scettico anch'io su Bonazzoli, poi sono stato ricreduto, mi sono ricreduto. È stato un giocatore determinante Magari è ancora per libero, Stefano, magari lo prenderanno nelle ultime giornate di mercato, visto che tempo ce n'è. Devo chiudere, comunque Stefano. certamente l'esperienza non gli manca, questo è Certo. importante. Grazie Stefano Eder, come sempre della tua disponibilità. Ti rompiamo le scatole sempre a un tardo orario perché sono le mezzanotte passate, quindi grazie ancora della tua disponibilità. Buonanotte. Niente, grazie a voi, buonanotte a te e a tutti. Buonanotte allora.